Eccoci qua. Allora, vediamo di applicare quello che abbiamo imparato sul piano cartesiano, quindi il calcolo delle coordinate e anche il calcolo delle distanze fra punti. Come facciamo? Utilizzando i poligoni. Allora, quando abbiamo un poligono nel piano cartesiano, io adesso ho fatto due esempi, un esempio con un triangolo e un esempio con un trapezio. Allora, cominciamo con il triangolo. Allora, prima di arrivare al triangolo, naturalmente vi vengono date le coordinate. Quindi il punto A con coordinate x2 e y1, il punto B con coordinate x10 e con coordinate y1, e il punto C, che è l'ultimo punto del triangolo, che ha coordinate x uguale a 6 e y uguale a 7. Quindi, disegnando il piano cartesiano e andando a rappresentare i punti nel piano, andiamo a disegnare, unendo i punti, il nostro triangolo. Ho disegnato anche l'altezza del mio triangolo perché in questo modo sappiamo che con questa figura possiamo calcolare, per esempio, il perimetro, per esempio, l'area. Ok? Per calcolare il perimetro devo fare la base più due volte i lati obliqui perché disegnando questo triangolo si evince, quindi si vede ovviamente dal disegno che è un triangolo isoscele. E invece per calcolare l'area devo fare base per altezza diviso 2, quindi AB per CM fratto 2. Ma prima di arrivare qui devo calcolare le distanze dei punti attraverso i metodi che vi ho spiegato nella lezione precedente. Cominciamo con il lato più facile che è la base perché è parallelo all'asse X. Quindi coordinate x2 meno x1, quindi 10 meno 2 uguale 8 unità, quindi la base uguale 8. Per calcolare invece BC, che sarà uguale ad AC, dato che è un triangolo isoscele, devo fare il metodo con la radice, ok? Quindi per i due punti generici nel piano. X1 meno x2 al quadrato sotto radice più y1 meno y2 al quadrato. Vado a cercarmi le coordinate all'interno dei punti, quindi 10 meno 6 al quadrato più 1 meno 7 al quadrato. Attenzione, perché 10 meno 6 al quadrato è 4 al quadrato, mentre invece 1 meno 7 al quadrato è meno 6 al quadrato. Però ricordatevi sempre che non preoccupatevi se avete un risultato negativo, ok? Perché un numero negativo elevato al quadrato dà sempre un risultato positivo. Infatti, 4 al quadrato fa 16, mentre invece meno 6 al quadrato fa 36, quindi abbiamo 16 più 36 che fa 52. Approssimando i centesimi abbiamo 7,21 unità. Sappiamo che BC è uguale ad AC e quindi i due lati obliqui li abbiamo trovati, la base l'abbiamo trovata e quindi il perimetro già lo possiamo calcolare. Allora, posso adesso per trovare l'area calcolare prima di tutto dove cade il punto medio. Ovviamente dal disegno è ovvio che cade a metà fra A e B, quindi con coordinata 6, 1. Ma se vogliamo andare a calcolarlo formalmente, dobbiamo fare xm uguale x1 più x2 fratto 2, che sarà uguale a 2 più 10, quindi 2 più 10, che sono le coordinate x e x di AB. E poi le coordinate 1 e 1, quindi 1 e 1, quindi 1 più 1 fratto 2. E quindi confermiamo che il punto medio si trova alle coordinate x uguale a 6 e y uguale a 1. A questo punto possiamo calcolare CM, che è l'altezza del nostro triangolo. Come facciamo? Siccome è parallela all'asse delle y, consideriamo i punti y di CM. Quindi y2, 7 e meno y1, che sarà m, quindi 1 uguale 6, 6 unità. A questo punto, calcolato l'altezza, posso tranquillamente applicarla all'area del mio triangolo. Vediamo il secondo esempio. Nel secondo esempio abbiamo la strada un pochino più spianata perché dobbiamo trovare un solo lato obliquo, perché il trapezio, tutti gli altri lati, in questo caso un trapezio rettangolo, sono paralleli a uno dei due assi, quindi abbiamo base maggiore e base minore paralleli all'asse delle x e AD, quindi l'altezza parallela all'asse delle y, e quindi
applicando le regole che già conosciamo, AB, x2 meno x1, quindi 9 meno 2 uguale a 7, CD, sempre x2 meno x1, quindi stesso metodo di prima perché è sempre parallelo all'asse delle x, 5 meno 2 uguale a 3, 5 meno 2 uguale a 3. E poi dobbiamo trovare dA. dA invece è parallelo all'asse delle y, quindi dobbiamo considerare i punti y. y2 meno y1, 6 meno 1. 6 meno 1. Manca solo BC, che sono due punti generici nel piano. A questo punto applichiamo la solita regola con radice di x1 meno x2 al quadrato più y1 meno y2 al quadrato. Anche qui abbiamo 9 meno 5 al quadrato più 1 meno 6 al quadrato. Anche qui 1 meno 6 ha un risultato negativo, ok? Ma elevato al quadrato torna positivo, quindi abbiamo 9 meno 5, 4, che al quadrato fa 16. 1 meno 6 fa meno 5, che al quadrato fa 25, quindi 16 più 25, radice di 41. Risultato 6,4 unità. A questo punto abbiamo tutti gli elementi per calcolare sia il perimetro, che è la somma dei lati, e l'area del nostro trapezio, che è la somma delle due basi, base maggiore più base minore, per l'altezza di A fratto 2. Alla prossima!